Franco Musa, punto di riferimento dell'organizzazione di questa protesta partita da Ortona dai commercianti e poi si è ampliata, ci sono diversi sindaci presenti e poi andrà ancora avanti. Le vostre richieste? Le nostre richieste sono semplicissime: uno, il non distacco delle utenze, altrimenti non possiamo andare avanti, e poi spalmare i debiti che stiamo accumulando proprio per questa energia e per queste cartelle pazze in 20 anni, altrimenti non avremo la possibilità di sopravvivere. Il secondo passaggio è questo di uno più ampio che sarà a carattere nazionale come protesta? Certo, noi ci rivolgiamo oggi all'ANCI nazionale attraverso il nostro delegato che è il sindaco di Teramo, che è dell'ANCI Abruzzo. Noi consegniamo un documento dove facciamo le richieste precise. Se non succede nulla, stiamo lavorando già a un flash mob nazionale. Il primo di dicembre faremo appunto questa flash mob, che sarà quello di occupare tutti i consigli comunali in tutta Italia. Gianguido D'Alberto, presidente dell'ANCI regionale, l'appello viene fatto a voi da tutti i commercianti. In questa manifestazione dove ci sono tanti sindaci, si dimostra come c'è attenzione verso i problemi dei commercianti anche da parte delle istituzioni. È proprio così, la comunità dei sindaci abruzzesi è qui, è a fianco dei commercianti, così come delle famiglie, di tutti i cittadini che stanno pagando in questi anni, appunto in questi mesi, la conseguenza di questo incremento esponenziale, intollerabile ed ingiustificato delle bollette. Ed è giusto che ci sia questo patto di comunità tra le istituzioni cittadine, i comuni e le comunità, appunto la comunità delle imprese, perché dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo pretendere da parte di chi ha oggi il dovere della decisione, quindi in particolare il governo, ma anche il governo regionale, assolutamente di mettere in condizione le imprese, i commercianti di poter andare avanti e di non chiudere, perché ovviamente il tema è questo, e i comuni di poter chiudere i bilanci comunali. Diego Ferrara, sindaco di Chieti, sindaci a fianco ai commercianti in questa protesta. Ma assolutamente, ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo. D'altronde la loro vita, le loro attività e il loro futuro sono strettamente connessi con quelle della città. La città si mantiene con il commercio, con il turismo, prevalentemente con la cultura, e i commercianti ne sono una parte assolutamente imprescindibile. È tutto iniziato da Ortona, no? E qui Leo Castiglione, il sindaco, non si può non essere vicino ai commercianti. Assolutamente, è il momento di unirci tutti per far sentire una voce più forte al governo, perché solo il governo ci può far uscire da questa situazione molto preoccupante che riguarda non solo i commercianti, ma riguarda le famiglie, riguarda le aziende, riguarda tutti. E il problema riguarda non solo i piccoli commercianti, ma anche le grandi realtà. Lei è il vicepresidente del consorzio Citra, Angelo Bacile. La vostra bolletta, tanto per dare un'idea? Mese di agosto 262.000 euro. Diciamo che è spropositato in rapporto al fatturato che facciamo. Diciamo che è una bolletta che non si può pagare mensilmente, e quindi noi chiediamo che veramente lo Stato, il governo, ci venga incontro per ridurre questi grossi aumenti che ci sono stati.